Ukraine nicht froh. Und im Taifun ist ebenso. Doch Wölfe hin, Taifune her. Die Lösung fällt ihm gar nicht schwer. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey. Zieh fest das Segel an. Hey, hey, Vicky, die Wikinger sind hart am Winde dran. Na, 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 Vicky. Hey! Questa calma e questo silenzio mettono paura. Ehi! Che? Ciao, Jure. Sono venuto per chiederti se puoi farmi un favore. D'accordo, ma la prossima volta non farmi prendere un colpo. Scusami, sono tanto stanco. Con questo vorresti dire che dovrei continuare a montare la guardia anche per conto tuo? No, ti farò compagnia. Mi siederò vicino a te e schiaccerò un Non puoi addormentarti, Foxy! Su, su, alzati, piglone! Che furbo, in conclusione mi ha preso proprio per uno scemo. Svegliati, non dormire come una marmotta. Ho una fifa da morire, apri gli occhi o mi prendo un colpo. Non lo sveglia neanche il terremoto. Oh, come sono felice, sono più bravo dei vichinghi, sono più furbo e sono più bravo. E questa volta saliremo la fortezza anche se vi sono 500 vichinghi. Ehi, Bullerman, stai facendo la lanna? Ehi, svegliati, mi è venuta un'idea geniale. Vorrei sapere come si fa a svegliare questo grosso pachiderma. Se noi russa le idee non mi vengono. Ehi, svegliati, bestione! Svegliati, su! Aiuto! Aiuto! Bullerman, ma perché tardeggi il tuo amico Sensibat? Come facevo a sapere che eri tu? Mi hai svegliato, facevo un sogno tanto bello. Perché ho avuto una bella idea, ho scoperto il modo per far cadere la fortezza. E per questo mi hai svegliato? Avresti potuto raccontarmelo domani mattina. Io, mio amico in cervello, e lui si mette a dormire. Mi dispiace per te, ma adesso devi sentirmi, Bullerman, perché il mio piano funziona soltanto di notte. Siamo intesi? Dobbiamo prendere quei furbastri di vichinghi di sorpresa o non combineremo niente. Hai capito? Ce ne faremo di risate a vedere la loro faccia, non credi? Visto che sono sveglio, dimmi tutto. Come? Ma questo ci avevo pensato anch'io. Per dire la verità, non mi va che tu abbia le mie stesse idee. Un servo che è intelligente come il suo padrone diventerà ben presto pericoloso. Oh, ma sono soltanto una piccola luce e tu sei il sole che illumina tutti. Hai capito, siamo d'accordo che è stata esclusivamente un'idea mia. Sì, sì. Molto bene. Allora sveglia tanti uomini quanti ne hai bisogno. Prendi il comando e realizza la mia idea. Su, scatta! Sì, scatto, scatto. Dormi, Vicky, non sentirai il dolore, no? Non ci riesco, fa troppo male! Ma almeno non lamentarti così forte! Ma guarda un po', prima non voleva farmi dormire e adesso russa come una marmotta. E invece avrebbe dovuto fare la guardia. Accidenti, anch'io sono di guardia. Ma che succede là sotto? Non si vede niente.
Cosa c'è là? Sento un rumore, ma non vedo niente. Oh, stanno scavando una trincea verso la fortezza. Do l'allarme. Chiure! Chiure, svegliati presto! Sta succedendo qualcosa, svegliati! Svegliati, Chiure, vieni a vedere. Ecco, questo forse ti sveglierà. Non credo proprio che siano talpe quelle che stanno scavando una trincea. Cosa? No, no, quelli sono gli scavatori di Bullerman. Presto, Fazzi, corri, corri, sveglia tutti. Oh, oh, sveglia! Sveglia! Arrivano gli uomini grigi, Alvar, Vicky, presto! Ti pare il modo di svegliare la gente? Gli uomini grigi stanno scavando una trincea verso di noi! Ma vi volete alzare? Ma sì! Calma! Insomma, che cosa fanno là fuori? Non lo so di sicuro, ma stanno scavando là fuori. Andate un po' alla finestra. Cosa significa che non lo sai di sicuro? Hai fatto la guardia tutti o no? Andiamo, non perdere tempo! Va già, sì, vediamo. Ha ragione! Muoversi, ciurma! Stanno scavando veramente verso di noi. Per favore, papà, fai guardare anche me. Scavano una trincea chissà perché. Non ci capisco niente, ma non mi piace affatto. So quello che vogliono fare. Vogliono scavare intorno alla fortezza e farla crollare, vero, Vicky? No, no! Oh, che male! Con quelli laggiù non si scherza, papà. Sono molto più pericolosi di quanto pensassimo. Oh, dici sul serio? Voi credete che scavino semplicemente una trincea? Per me non è così. Osservate bene. Stanno scavando una galleria. Vogliono prenderci da sotto. Una galleria? Forza, forza! Scavare, scavare, scavare! Allora dovremmo fare anche noi qualcosa. Cosa ne pensi, ragazza mia? In questo momento penso soltanto che il dente mi fa un male terribile. Ti fa sempre male quando non deve. Una cosa è sicura, dobbiamo fare qualcosa e presto. Ci mancava anche questo stupido mal di denti. E allora? Vicky, cosa c'è? Il mal di denti non ti è passato? Dobbiamo trovare un rimedio al più presto possibile. Fammi vedere, quale dente ti fa male? Questo. Quale? Questo qui o quello vicino? Ah sì, questo si muove un po', mi pare. Guarda qui, Vicky, eccolo il tuo dente. Il dente? Non fa male. Vicky, sta bene ora, ciurma! Evviva! Il mal di denti è passato! Non sento più nessun dolore! Evviva! 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 Presto, presto, scavate! È già un bel po' di tempo che non hai mal di denti. Potresti pure farti venire in mente qualcosa, Vicky. Idea! Ho trovato! Ah, non so cosa fare! Va bene, diccelo! Semplicissimo, anche noi ora scaviamo. So benissimo cosa bisogna fare. Dobbiamo scavare una galleria verso di loro. Diamoci da fare. Venite presto al lavoro. Vicky, dove stai andando di corsa? Venite giù.
Per prima cosa dobbiamo scavare una grande fossa nella piazza. Cosa? Partendo dalla fossa, scaveremo la galleria che riempiremo d'acqua. Avete capito ora? Io veramente non ho capito. Ve lo spiegherò dopo. Ora non abbiamo tempo da perdere, forza! Non ti capisco un tubo. Prima vuole scavare una buca, poi una galleria e riempirla d'acqua. Silenzio! Bisogna fare come ha detto Vicky e non perdete tempo. Andate da lui e cominciate a scavare. Sensibot! 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 Eccomi, arrivo di corsa. Qualche minuto di pazienza, fra poco avremo fatto. Non ci manca molto. Ah no, scavate troppo lenti. Scavate, scavate! Dammi la pala. Uno, due, 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 uno. Che fatica! Vuoi cambiare le mani? Non ci possiamo riposare un po'. Io ho fame. Anch'io. Mi auguro che questa idea che ti è venuta funzioni anche. Funziona certamente, ma abbiamo perso tanto tempo perché ci avete messo un'eternità a capire che cosa volevo fare. Stiamo scavando come pazzi. Più energia! Ma perché prima non ci racconti perché stiamo scavando? Vicky, vieni un attimo qua! Non posso! Cosa vuoi? Abbiamo scavato una buca profondissima! Adesso in quale direzione dobbiamo cominciare a scavare la galleria? Se avete scavato abbastanza profondo, ora continuate con la galleria verso le mura! Allora, ciurma, basta con il pozzo! Adesso si scava in un'altra direzione! La cosa migliore è scavare subito in direzione della scala, papà! Ma da qui sotto non possiamo vedere la direzione giusta! Dovrebbe essere da questa parte, no? Esatto! E da lì, sempre avanti dritto, secondo il mio piano, papà! È un'idea molto ingegnosa! L'avevo avuta anch'io, questa idea! Forza, sotto a scavare! Energia, lumaconi! Perfetto! Voi continuate a scavare! Io intanto vado ad occuparmi della fontana e dell'acqua, intesi? Forza, coraggio, su! Forza, lumaconi, su! Siamo quasi arrivati al portone della fortezza. Scavate! Forza, forza! Più presto! Della fontana non ti è bastata e vuoi prenderla anche dal laghetto, a quanto vedo, Vicky. Sì, maestà, così arriverà con grande pressione dentro la galleria. Devo riconoscere che sei astuto. Quando gli uomini grigi arriveranno nella nostra galleria, avranno una sorpresa che non si aspettano. All'improvviso verranno travolti dalle acque e non avranno più nessuna voglia ad attaccarci. Hai avuto un'idea degna di un re, ragazzo mio. A proposito di re, anch'io ho avuto un'idea. Quale? Non te la dico adesso. Sarà una sorpresa, ragazzo mio, ma te lo prometto, gli uomini grigi faranno certe facce. Ma quanto ancora dobbiamo andare avanti? Lavora e non fare domande. Continuate a scavare finché vi dico io basta. Tra poco neanch'io saprò cosa dire. Vicky potrebbe bene degnarsi di farsi vedere. Papà!
Noi abbiamo finito! Potremmo anche cominciare! Voi a che punto siete? Anche noi abbiamo finito! Abbiamo scavato almeno 30 volte la lunghezza di questa pala! Allora fermatevi! Basta così! Avverti tutti per favore di salire su! Chiaro? Sì, va bene, Vicky! Ho capito tutto! Allora, ciurma, abbiamo finito di scavare! Finalmente! Che meraviglia! Hai fatto un lavoro grandioso, lo riconosco. Io ho avuto soltanto l'idea. Tutto il lavoro lo hanno fatto i bulgari. Ma in ogni caso è un lavoro ottimo. E questa che cosa serve? Aspetta e lo vedrai. Avanti! Il ragazzo ha dato il segnale! Il terreno ha ceduto e qui sotto c'è una galleria. Fatemi vedere. Effettivamente qui c'è una galleria. Sensibot! Sensibot, vieni qui! Arrivo, arrivo, capo! Guarda un po' qui, che cosa ne dici? Ma è molto chiaro, capo. Questo è un cunicolo segreto che porta dentro la fortezza. Insomma, dove c'è quel chiarore saremmo all'interno della fortezza. Non c'è il minimo dubbio. Allora, miei cari vichinghi, faremo i conti. Ve lo farò pagare caro una volta per tutte. Non fare il cretino, Sinsibat. Chiama tutti gli uomini. Sì, signor, sì. Guardatelo bene, è velenoso! Ci penso io a farli divertire! Aiuto!
Ma che succede? Perché tornate indietro? Aiuto! Un serpente! Fatemi passare! Fatemi passare a capo! Devo guidarvi! Fatemi passare! Bella la sorpresa, eh? È stata un'ottima idea quella del serpente, signor Re. Come ho fatto a pensarci, eh? Ma mia nonna mi aveva raccontato che gli uomini grigi hanno una paura tremenda dei serpenti. E per fortuna mi sono ricordato. Sì, è stata una bella idea. Solo con l'acqua non avremmo potuto trattenerli. Perché non li abbiamo fatti uscire? Li avremmo riempiti di botte in testa. E se voi non aveste scavato la galleria così in fretta, il mio piano non avrebbe funzionato. Già. Loro sono stati bravi. E noi cosa abbiamo fatto secondo loro?